Credo che la grossa differenza tra Juventus e Inter sia stata le sostituzioni. La differenza tra Bastoni, Politano e Vesino contro i subentranti Emre Can, Higuain e Bentancur. Da juventino devo fare complimenti all'Inter e a Conte sia per la partita di ieri sera sia per la partita di Barcellona, e perché comunque è veramente in poco tempo è riuscito a creare una squadra competitiva con le grandi d'Europa tenendoli testa. Sono contento che abbia vinto la Juve da juventino, però onore all'Inter e onore a Conte. Non voglio essere polemico perché mo abbiamo perso con la Juve, ok, ma Lukaku se non stava bene era meglio che non giocava. Poi comunque 80 milioni per un giocatore così mi sembra un po' eccessivo. Secondo me all'Inter manca una cosa, manca Mauro Icardi. Inter, Juve, occhio all'Atalanta però, quest'anno è fortissimo. Finalmente grazie al VAR oggi si parla delle prestazioni in campo di Inter e Juventus e non di episodi arbitrali come è successo negli ultimi 20 anni. Grande Juventus, mai vista giocare in questo modo, con questa intensità. Penso che siamo all'80% di buffering per quanto riguarda il gioco di Sarri. Mi ha stupito il modo di giocare in difesa di Conte, quindi vorrei chiedere se secondo voi questa zona bassa era per paura oppure volontà di ripartire. Bella partita ieri sera della Juve, è emblematica la situazione di Dybala. Finalmente Dybala ha capito che deve dare il 100% sempre, e Paratici speriamo che abbia capito che non si fa il mercato scimmiottando Marotta. Ieri la Juve mi ha veramente impressionato, ha fatto una partita incredibile, incredibile. E comunque la differenza fra Inter e Juve in questo momento è la rosa. Con tutto il rispetto per Sarri, ma vogliamo provare a far giocare Rugani al posto di questo costosissimo De Ligt? Partita direi dove finalmente si comincia a vedere il gioco di Sarri, un gran bel gioco. Unica nota negativa purtroppo ancora la prestazione dell'assente Bernardeschi.